Sono stati completati i lavori di ristrutturazione dell'edificio di via Cavour a Brescia, che diventerà la nuova sede della Procura dei Minori. I lavori iniziati nel settembre 2012 hanno portato alla completa ristrutturazione di interni ed esterni e l'adeguamento degli spazi alle normative europee. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente del Tribunale dei Minori di Brescia, Maria Carla Gatto, e dall'amministrazione comunale. La nuova sede assicurerà il pieno rispetto delle linee di guida del Consiglio d'Europa, cioè una giustizia a misura di minore. Avrà una sala d'attesa adeguata e non più quindi una sala d'attesa in cui tutti venivano ammassati indiscriminatamente, adulti, minori, coinvolti nei procedimenti penali, vittime di maltrattamenti o di abusi, ma oggi ci saranno delle sale d'attesa proprio a misura di minore, così come ci sarà una sala d'ascolto per garantire quella riservatezza e quella libertà di espressione di cui un minore, che è il protagonista del suo procedimento, ha diritto. 800.000 euro in tutto il costo dell'operazione, che si inserisce in una serie di opere di riammodernamento delle strutture giudiziarie in città. Con questo noi siamo arrivati al 2008 trovando il vero e proprio disastro sugli uffici giudiziari. Abbiamo fatto il trasloco del Palazzo Giustizia con degli interventi, abbiamo recuperato questi due immobili abbandonati, abbiamo recuperato l'altra sede via Vittorio Emanuele facendo la sede della ragioneria risparmiando soldi di affitto e abbiamo quasi completamente recuperato la Corte d'Appello via San Martino della Battaglia, dove la prossima settimana verrà presentato l'Urban Center, dove stanno partendo i lavori degli architetti, l'ampliamento degli avvocati, probabilmente la sede degli ingegneri e sicuramente la sede dei geologi. Ancora vuoti al momento gli spazi interni, il trasferimento degli uffici dell'attuale sede di via Malta dovrà attendere la conclusione delle gare d'appalto per la fornitura degli arredi, che si prevede entro il settembre di quest'anno.